Buongiorno a tutti, allora benvenuti in questo video di fisica. Allora oggi faremo 1/2 esercizi, vediamo se resta tempo per farne solo uno o due, inerenti alla legge di Gauss. Okay. Cominciamo col primo esercizio, scriviamo un attimo insieme il testo. Allora un cubo, quindi un cubo di lato L uguale 1,40 metri. Okay. Quindi è un cubo di lato 1,40 m. Allora, con gli spigoli disposti lungo gli assi positivi, lunghissimi assi positivi, quindi spigoli, poi faremo il disegno, lungo assi, semiassi positivi, mettiamo assi positivi. Ok. Di una terna cartesiana di vertice O. Consideriamo prima il campo E1, quindi abbiamo questo cubo qua e dopo lo disegniamo, vediamo com'è. E abbiamo il campo elettrico che ha queste caratteristiche: 6,00 in direzione verso re, cioè verso l'asse positivo delle x, meno 2,00 in direzione j, ok? Cioè in direzione dell'asse y. E poi vi darà il campo E2, che è leggermente diverso. Il valore di E2 è 4,00 per z, quindi per l'altezza, per versore k. Tutti e due i campi ovviamente newton al coulomb come unità di misura, ok? Quello è normale. Allora, qual è la richiesta di questo esercizio? Allora, la richiesta di questo esercizio è calcolare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie del cubo, quindi 1 calcolo flusso campo elettrico attraverso il cubo, cioè attraverso la superficie del cubo, attraverso la superficie del cubo. Poi vediamo in dettaglio, adesso è solo il testo. E 2, la carica elettrica contenuta nel volume del cubo, nel cubo. Quindi calcolo ovviamente saranno due casi diversi a seconda che considerate il campo E1 con quelle caratteristiche o il campo E2. Quindi carica elettrica contenuta nel cubo. Sapete che la legge di Gauss appunto ci permette questo, no? Perché la legge di Gauss definita come epsilon 0 costante elettrica del vuoto per flusso del campo elettrico uguale alla carica Q contenuta nella superficie, quindi vedete che potremo calcolare questa carica Q fondamentalmente. Ok, allora okay, detto questo, disegniamo un attimo quello che è il nostro cubo. Allora, il cubo è fatto così. Allora abbiamo prima la terna cartesiana, no? Quindi x, y, z. Perché siamo in 3D, stiamo parlando di un cubo che ha tre dimensioni ovviamente, non è un quadrato, è un cubo. Per cui, allora, com'è disposto il cubo? È disposto così. Ovviamente è appoggiato all'asse z chiaramente e quindi l'esposizione del cubo è esattamente questa. Ok? Il lato è proprio 1,40 metri. Ok? Allora vabbè, possiamo disegnare anche tratteggiati gli assi perché sono in realtà nascosti dal cubo. Ok? Quindi la situazione più precisamente è questa. Allora, cominciamo a considerare il primo campo elettrico. Ok, è 1. Com'è disposto? Allora, il campo elettrico E1 ha queste caratteristiche. Allora, 6 e 2 e meno 2, quindi 6, cioè è un campo elettrico che ha due componenti, no? 6,00 newton al coulomb lungo l'asse x positivo e poi a 2,00 j, cioè a 2 newton al coulomb secondo la direzione di y, ok? Negativa. Okay, quindi
è diretto. Se dovessimo disegnare le due componenti, no? Sarà una componente di 6 messa così e una componente di 2 messa in questo modo, ok? Cioè nella parte, diciamo, col verso negativo sull'asse Y, ok? Quindi questa è l'asse X, è la componente sull'asse X e questa è la componente sull'asse Y del nostro campo elettrico E1, ok? Quindi è molto interessante perché viene dato il campo secondo due componenti, secondo due componenti. Allora, l'operazione nostra qual è da fare? Allora, dobbiamo calcolare il flusso del campo elettrico su tutte le superfici, quindi le possiamo anche numerare. Allora, numeriamola, una è quella dietro, due è quella davanti e poi abbiamo le laterali che saranno la 3, la 4. Diciamo che così facciamo un po' fatica le laterali, anzi facciamo così. Le numeriamo man mano diciamo così, che le calcoliamo, forse è meglio. Ok, forse è meglio, sì. Allora, ricordatevi che legge di Gauss si può scrivere anche in questo modo, si può scrivere come epsilon 0 per l'integrale, cioè il flusso del campo elettrico cos'è? L'integrale sulla superficie chiusa, quindi su tutta la superficie del cubo, del prodotto scalare, ricordo, prodotto scalare fra il campo elettrico e il versore, ok? Questo è molto molto importante, no? Uguale a Q, scusate, carica Q. Allora, come sono messe, come è messo il campo elettrico su tutte le superfici? Allora, cominciamo con questa, ok? Quindi quella esterna, diciamo così, sulla destra del cubo. Allora, qua avete il versore dell'area che è messo in questo modo e il campo elettrico, cambiamo colore, è messo, allora, 6 in I. Quindi avete una componente messa così e una componente messa ovviamente a 90 gradi in questo modo, che è la componente in Y, ok? Quindi la componente, in poche parole, facendo il prodotto vettore scalare, guardate cosa succede. Allora, chiamiamola questa superficie 1, ok? Quindi cominciamo a fare tutte, cioè dobbiamo fare tutti i conti su tutte le superfici, quindi avremo una serie di conti da fare. Allora, cominciamo con l'integrale sulla superficie 1, ok? Del prodotto E per dA, ok? Allora, sulla superficie 1 avrete sicuramente che questo prodotto sarà 0 per quanto riguarda la componente in Y, perché ricordatevi che fra dA e la componente in Y, il meno 2, in questo caso avete un angolo di 90, quindi il prodotto scalare è 0. Ci sarà solo la componente in Is che darà un contributo positivo, e poi sarà positivo perché avrete lo stesso verso, diciamo così, del campo della componente in I del campo elettrico, cioè sostanzialmente questo qua in viola che vedete, questa è 6,00 e la componente in I, che è la stessa direzione parallela al dA, cioè al versore dell'area. Quindi il prodotto è positivo, ok? E sarà 6 per dA per 1, quindi avrete 6,00 per dA. Attenzione, dA quant'è? È l'area, banalmente è l'area del lato del quadrato, quindi diciamo così, quest'area verde che vedete quanto vale? Vale 1,40 per 1,40, quindi 1,40 al quadrato, ok? Poi ripeto, il prodotto scalare fra il campo E e la componente in Y, cioè per meno 2J, è 0 perché l'angolo è 90 gradi, quest'angolo qua, ok? Quest'angolino qua è 90 gradi, quindi assolutamente è 0. Quindi su quest'area il valore è quello. Facciamo adesso lo stesso ragionamento sull'area 2, che potete considerare che è il lato opposto del quadrato, ok? Questo qua di lato. Potete chiamarlo area 2, ok? Tiriamo fuori, questo qua è il 2, è il lato posteriore, insomma. Lato posteriore, attenzione, è lo stesso ragionamento, ossia, diciamo che il dA è parallelo alla componente in X ancora, ok? Componente in X che stavolta ha verso opposto,
perché la componente in x ha verso esattamente positivo, vedete? Allora è a questo verso. La componente in y ha ancora il suo verso negativo in questo modo, ma a 90 gradi, quindi la componente in y anche qua è 0 del prodotto scalare, ok? È 0, vi resterà solo la componente in x, ma attenzione, stavolta l'angolo. Ricordatevi che il prodotto scalare fra due componenti è, giusto per ricordarlo, allora ve lo scrivo qua, giusto per, cioè il prodotto scalare fra due vettori, VF, non è altro che il valore assoluto di V per il valore assoluto di F per il coseno dell'angolo compreso. Allora, il coseno dell'angolo fra il DA di questa superficie, ok? Della superficie 2 e il vettore campo elettrico nella componente in I è 180 gradi perché hanno il verso opposto, stessa direzione verso opposto, quindi è negativo il risultato. Quindi coseno di 180 è meno 1, quindi è negativo, quindi meno 6,0 per l'area ancora. Vedete che è negativo. Più 0 che è il prodotto fra il DA e la componente in J, in Y J, che è negativo. Adesso passiamo a fare i calcoli sull'area superiore, la tratteggiamo con un altro colore. A questo punto è quella inferiore, ok? Allora la chiamiamo questa 3 e quella inferiore 4, ok? Allora, integrale sull'area 3, ok? Di E in DA, ok? Vediamo cosa succede allora sull'area 3. Allora, l'area superiore 3 avete il campo elettrico. Allora, il DA è sempre messo in questo modo, è sempre ortogonale, no? E poi avete il campo elettrico che ha queste due componenti, una come abbiamo detto in I e una in J. Quindi messi così. Allora vedete bene che l'angolo fra il vettore DA e le due componenti del campo elettrico, sia diciamo quella in X che in quella in Y, cioè in J, è 90 gradi, è sempre a 90 gradi, quindi il prodotto banalmente viene 0. Ripeto, essendo un prodotto scalare viene 0, perché l'angolo è 90 fra i due vettori, quindi 0, ok? Sia la componente in x che, se vedete il disegno, sia la componente in y, ok? È lo stesso ragionamento che si può fare sulla superficie inferiore, ok? Superficie inferiore, la 4, viene ancora 0 più 0, è la stessa cosa, guardate, non cambia nulla sostanzialmente, perché avete sempre il vostro, guardate, il vostro DA messo così, ok? E poi avrete le vostre componenti, allora in Y e in X messi in questo modo, cioè sostanzialmente il DA è diciamo così, alla direzione della Z, ok? Dell'asse Z, mentre le due componenti del campo sono sull'asse XY, ok? Quindi vedete, quest'angolo è sempre 90, okay? Fra il DA e le due componenti del campo, quindi ripeto, l'integrale, cioè il prodotto scalare da 0, quindi vengono tutti e due 0. Adesso consideriamo, cominciamo a considerare le superfici, vediamo le due superfici laterali, sono rimaste solo quelle. Ok, allora magari non le disegno più sul cubo perché sennò non si capisce più niente, le disegno qua a parte perché è già abbastanza pasticciato. Allora, superficie laterale, cominciamo con quella esterna, ok? Quella esterna che vedete, avrete sempre il vostro DA che è ortogonale alla superficie, quindi viene verso a direzione, diciamo così. La terna è messa in questo modo, guardate, ve la disegno brevemente. La terna di assi è messa in questo modo, ok? Quindi x, y e z, ok? Il DA è messo così, avete poi il campo elettrico che è la componente in I, okay? Che è quella in I, e poi una componente messa in questo modo in z, cioè che è j, ok? Allora vedete bene che se voi fate l'integrale, ok? Chiamiamola superficie 5 questa, ok? Superficie 5. Se fate l'integrale di E in DA, cosa accade? Allora, accade che l'angolo fra
fra il DA e la componente I del campo elettrico è 90 gradi, quindi è zero, il prodotto scalare è zero. È zero, ma non è zero, c'è il prodotto invece fra scalare fra il DA e la componente in J. E per l'esattezza è negativo, perché vedete che il DA ha il verso positivo dell'asse X, mentre la componente J, se non ricordo male, era meno 2, quindi andava in senso opposto al DA. Come verso è opposto, okay? Va verso l'asse negativo dell'asse Y. E quindi qua avremo un bel meno, che sarà meno, che cosa? Sposto un attimo il disegno. Allora, sarà meno l'area per 2, quindi campo elettrico E per l'area, quindi 1,40 al quadrato, ok? Cosa accade nella superficie 6, cioè in quella opposta rispetto a questa? Cioè, mi spiego nel disegno cosa accade alla superficie. Adesso si vede male, però la disegno in giallo, è quella opposta, ok? Quindi è il lato, diciamo, che sta sull'asse XZ, ok? Succede l'andamento opposto rispetto a questo disegno che abbiamo appena fatto, perché su quel lato, guardate, avete un lato fatto così, no? Avete il DA che va verso l'asse negativo delle Y, ok? Avete il vostro campo elettrico che uno è messo secondo I, quindi è così, e l'altro è messo secondo J. Quindi vedete che fra il DA e la componente I del campo elettrico avete ancora i vostri 90 gradi, quindi il prodotto è nullo. Mentre invece hanno stesso verso e stessa direzione il vettore DA e la componente in Y del campo elettrico. Quindi è positivo il prodotto. Quindi avrete 2,00 per 1,40 al quadrato. E adesso non resta che sommare tutti gli integrali, cioè avremo che il flusso del campo elettrico sarà dato dalla somma di tutti gli integrali. Adesso io li scrivo così per semplicità, comunque dovrete sommarli tutti. Ok? Quindi tutti gli integrali su tutte le superfici sostanzialmente. Ok? Allora, quanto viene? Andiamo a vederli. Allora, l'1 e il 2 sono 0, vero? Quindi 0 più 1 e 2 sono 0, poi avete il 3 e il 4 ancora 0, non è 0, scusatemi, 1 e 2 non sono 0, allora sono 6 e ok, allora l'1 e 2 non sono 0 ma sono 6,00 per 1,40 al quadrato meno 6,00 per 1,40 al quadrato. Poi gli integrali, avete due integrali che sono 0, il 3 e il 4, e poi avete il 5 e il 6 che sono opposti anche loro, quindi avete più 2,00 per 1,40 al quadrato meno 2,00 per 1,40 al quadrato. Guardate che risultato vi dà questa somma, provate a farla, vedrete che viene 0. Cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto semplice, cioè il flusso del campo elettrico per epsilon 0 da Q. Se il flusso è 0, la Q è 0, quindi la carica contenuta internamente, visto che il flusso del campo elettrico è 0, la carica è 0, ok? Molto 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 semplice. Adesso facciamo la stessa cosa col campo 2. Campo elettrico numero 2, che era 4 per z, ok? Per k, quindi è un campo rivolto in z. Quindi abbiamo la stessa situazione di prima, cioè lo stesso cubo. Adesso un attimo, che pazienza che ve lo disegno. Avrete lo stesso cubo, però stavolta il campo elettrico ha solo una componente in z, ok? Quindi x Y, Z, avete il vostro cubo come al solito, come quello di prima, lo stesso identico, non cambia nulla. Però stavolta il campo elettrico ha una componente solo verso Z, quindi ha una componente messa solo in questo modo, e il valore, attenzione però, il valore non è più fisso,
Ma dipende da Z, vedete che c'è uno Z qua. Cioè, spostandovi in alto cambia. Okay. Allora è facile verificare che cosa. Non stiamo tanto. Allora, l'unica componente che avete è Z. Quindi, attenzione, sulle superfici esterne, io vi disegno i DA. Guardate come sono messi tutti i DA. Cioè i versori delle superfici. Sono sempre, potete verificarlo senza problemi. Allora, tranne per le due superfici che vi disegno adesso, che sono una quella superiore e una quella inferiore, ok? Tranne per queste due, per tutte le altre superfici del cubo, gli altri lati del cubo, il prodotto, ok, fra il campo elettrico, che ripeto, ha solo direzione Z, quindi componente K, è zero in tutti i casi. Perché è zero? È zero perché l'angolo fra questi due è 90 gradi in tutti i casi. Sono a 90 gradi, ok? In tutte queste superfici, ripeto, in tutti i lati, tranne quelli superiore e inferiore che vi ho appena disegnato, ma tutti gli altri, questo angolo fra il DA e il campo elettrico è 90 gradi, quindi il prodotto scalare è zero, ok? Tranne per quelle due superfici lì, che adesso vediamo cosa succede. Allora, partiamo dalla superficie inferiore, chiamiamola la 1 e la 2, ok? Questa è la 1 e quella superiore è la 2, ok? Allora, cosa succede in questa? Cominciamo con la 1. Allora, nella 1, ve la disegno qua sotto, la superficie 1, avrete il vostro DA messo in questo modo, ok? Cioè, in senso negativo rispetto all'asse Z, e avete la componente del campo elettrica messa così, ok? Quanto vale la componente al campo elettrico? Basta fare il calcolo. Allora, lui la dava come 4 per z, quindi 4 per z è 0, vero? 4 per 0 viene 0, ok? È 0 perché voi siete appoggiati con la superficie sul piano XY, quindi la dimensione di z è 0, cioè z qua è 0, ok? Cioè l'altezza. In altezza con la superficie 1 è altezza z0, ok? Quindi z0, quindi campo elettrico 0, prodotto scalare 0. Non stiamo lì, quindi l'integrale sulla superficie, chiamiamola 1, di E in dA è 0, ok? Perché? Perché il campo elettrico E è 0, ok? In modulo. Andiamo adesso a calcolare invece sulla superficie 2. Sulla superficie 2 cosa avete? Avete una situazione un po' diversa, perché allora avete il vostro versore di superficie messo in questo modo, ok? Il campo elettrico sempre è stesso verso, stessa direzione, ok? Componente K, c'è da calcolare il campo elettrico, stavolta non è 0, ok? Quant'è? Allora è 4 per z. Quant'è z? È 1,40 l'altezza, ok? Quindi basta che fate 4 per 1,40 direzione k, quindi verso positivo dell'asse z, come l'abbiamo disegnato del resto. Stavolta facciamo il calcolo, ma il prodotto scalare non sarà 0, perché il coseno di 0 vale 1, quindi questo prodotto scalare avrà un valore, ok? E adesso lo calcoliamo. Allora, 4 per 1,40 fa 5,6, quindi 5,6 K newton al coulomb. Quindi l'integrale sulla superficie, chiamiamola 2, del campo elettrico E per dA, quanto sarà uguale? Sarà uguale a 5,6, che è il campo elettrico, per la superficie, che è 1,40 al quadrato di quel lato lì. Quindi questo flusso del campo elettrico sarà 5,6 per 1,40 al quadrato, che viene 10,976. Ok? È chiaro? E adesso cosa facciamo? Applichiamo la legge di Gauss, il teorema di Gauss, che vi dice che la carica interna è data da epsilon 0. Adesso non mi ricordo quando sia epsilon 0, lo guardiamo in internet. Costante dielettrica del vuoto, vediamo quant'è, non mi ricordo assolutamente, vediamo se trovo il valore.
Allora, la costante dielettrica del vuoto è 8,854 per 10 alla meno 12 coulomb quadro fratto newton metro quadro, ok? Quindi diventa 8,854 per meno 10, per 10 alla meno 12 per il flusso, che è 10,976 e questo mi dà la carica contenuta nel cubo, ok? Quindi facciamo il calcolo, ma è abbastanza banale. Quindi 8,854 per 10 alla meno 12 per 10,976 viene 9,72 per 10 alla meno 11 coulomb. Ok, direi che è abbastanza semplice. Ci vediamo al prossimo video.